Salve, buon pomeriggio. Grazie di essere qui. Salve. Io sono molto contenta di avervi qui perché abbiamo iniziato questa bella tradizione di salutare i centenari di Roma, che sono persone che insomma hanno superato un bel pezzo di vita. Ve ne auguro altrettanto. E possono darci molto. Quindi a me fa piacere incontrarvi, mi fa piacere che questi incontri siano diventati una consuetudine. Noi facciamo delle foto, facciamo degli articoli che raccontano di questo incontro e soprattutto la cosa bella è che l'amministrazione ha deciso di piantare degli alberi, lì dietro li vedete, che sono frassini e querce, ogni albero per ciascuno di voi, con una targhetta, con un nominativo. Perché riteniamo che sia un segnale importante da dare alla città. Comunque persone che hanno solcato per tanti anni le strade della nostra città lasciano anche un segno tangibile ai giovani che vengono, perché sapete bene che gli alberi hanno una vita molto molto lunga e aiutano, no? all'abbellimento della nostra città, puliscono l'aria, insomma è un bel segnale da lasciare alle nuove generazioni, è una bella testimonianza. Per cui questo è un segno tangibile, insomma, del rispetto che la città vuole anche avere nei vostri confronti. Chiaramente, come sapete, la piantumazione degli alberi può essere fatta solo in alcuni periodi dell'anno. Credo la prossima finestra utile sarà quella dell'autunno. E la nostra amministrazione, i nostri uffici si premureranno di chiamare ciascuno di voi prima della piantumazione per avvisarvi dove e quando sarà piantato l'albero, affinché se avrete voglia e piacere potrete accompagnarci voi e le vostre famiglie a vedere dove sarà collocato il vostro albero. Questo per noi sarebbe molto interessante. Insomma, cercheremo di prenderci cura al meglio di questi alberi come vogliamo prenderci cura di voi. Noto anche una prevalenza della rappresentanza femminile. Siamo tante donne. Poveri uomini, quante ne devono sopportare da noi. Mi fa piacere fare un saluto personale a ciascuno di voi e vi consegnerò un attestato con il quale sostanzialmente vi facciamo tanti auguri e celebriamo il vostro compleanno e una medaglia che il Comune di Roma ha deciso quest'anno di fare con un'effigie che rappresenta il 70° anniversario della Costituzione italiana e l'immagine riporta un anziano, un nonno, che illustra la Costituzione ai suoi nipoti. Quindi c'è anche questo concetto di trasmissione orale e di ponte intergenerazionale, di ponte tra la generazione degli anziani che peraltro ha vissuto anche un momento molto difficile in Italia e a Roma ed è stato un momento duro dal quale poi è nata anche la Costituzione, è nato il nostro Stato, la nostra Repubblica e lo illustra a questi nipoti di oggi che per fortuna, purtroppo e per fortuna non hanno memoria di quei giorni, di quegli anni difficili. E allora anche con questo vogliamo stabilire un legame con la nostra storia. Grazie.